Poracci, bravissimi per aver riconosciuto in tempo record il virilissimo Muscle March per Wii. Bravo in particolare Doug per aver risposto per primo, ma è Francesco che vince la coppa del commento migliore facendo notare che in realtà si tratta di un gioco. Chi lo avrebbe mai detto? Bene, ora però voglio alzare di un bel po' la difficoltà del quiz. Chi di voi sa riconoscere questo gioco dimenticato da Nintendo stessa? Mi raccomando, solo risposte sbagliate. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi senza che gli episodi vengano rimandati di almeno un mese. Oggi ne sono successe veramente di tutti i colori e la puntata sarà un vero e proprio turbinio di emozioni non adatto ai deboli di cuore. Tra rumor, indiscrezioni, rinvii e prove anticipate, preparatevi a ridere, a versare lacrime, ma anche a riflettere. Prima di avventurarci in questa montagna russa emozionale, conosciuta anche come TG Poro, l'invito è sempre lo stesso. Per supportare il mio lavoro, lasciate un like e iscrivetevi attivando la campanella delle notifiche per essere sicuri di non perdervi i prossimi video. Se poi volete finanziare direttamente la realizzazione di questi episodi, potete abbonarvi al Poreon, il Patreon dei Poracci. Se vi interessa, trovate il link in descrizione. Iniziamo! Partiamo con qualche notizia al volo. Continuano gli avvistamenti di Switch OLED, la revisione della console ibrida che arriverà il prossimo 8 ottobre. Su Reddit, infatti, sono apparsi nuovi servizi fotografici e qualche youtuber ha iniziato persino a condividere dei brevi video footage della console esposta in negozio. Vista in movimento, OLED fa già tutto un altro effetto, grazie al nuovo schermo OLED da 7 pollici. Peccato solo che il video sia in verticale. Manca sempre di meno all'uscita di OLED. Avete deciso di rottamare la vecchia Switch e passare al nuovo schermo oppure rimarrete con la versione originale? Da oggi EA mette a disposizione una versione di prova Early Access di FIFA 22. Il gioco uscirà ufficialmente il 1 ottobre, ma tutti gli abbonati a EA Play o al Game Pass Ultimate potranno scaricare una versione di prova del gioco completo. Gli utenti potranno utilizzare questo trial per ben 10 ore e tutti i salvataggi e progressi raggiunti fino alla fine della demo saranno portati sul gioco finale se si deciderà di acquistare la versione completa. Fatemi sapere se proverete in anticipo l'ultima edizione del calcistico EA, aspettando anche che Konami dica la sua con i football. Continuano le aste a tema retro gaming totalmente fuori controllo. Stavolta tocca al riccio blu infrangere nuovi record. Infatti, una copia del primo Sonic the Hedgehog per Sega Genesis, la versione nordamericana del Mega Drive, è stata venduta per 430.500 dollari, diventando così sia la cartuccia per Genesis più cara di sempre, ma anche il gioco di Sonic venduto al prezzo più alto. Inutile dire che anche in questo caso c'è qualcosa che non torna in una quotazione del genere, ma la cosa più divertente è che lo stesso creatore di Sonic, Yuji Naka, è rimasto incredulo di fronte al prezzo finale, arrivando a chiedere sui social se si trattasse di una scammata. E direi che una notizia del genere si commenta da sola. Ma passiamo alle notizie del giorno. Mi seguite su Instagram, vero? Poracci, attenzione, perché secondo gli ultimi rumor il Nintendo Direct potrebbe essere molto più vicino di quello che pensiamo. Ne parliamo ovviamente per bene nel TG Poro di oggi, che vi consiglio assolutamente di non perdere. A stasera! Eh sì, perché era nell'aria e già stamattina ve lo avevo anticipato. Nintendo ha finalmente ufficializzato la data del Direct di settembre, che è dietro l'angolo. Hype ne abbiamo? Oh sì che ne abbiamo! Partiamo innanzitutto dalle notizie fondamentali. La presentazione si svolgerà in un orario abbastanza scomodo, alla mezzanotte del 24 settembre, quindi nella notte tra giovedì e venerdì. Ovviamente io sarò in live qua su YouTube per seguire in diretta l'evento, ma so che molti di voi non potranno rimanere fino a tardi. Come al solito troverete la registrazione pubblica qua su YouTube, quindi non vi preoccupate. Nintendo, nel breve comunicato sui social, ha annunciato che si tratterà di un Direct a tutti gli effetti e la sua durata sarà uniforme a quella delle ultime presentazioni, ovvero circa una quarantina di minuti. Il focus principale sarà sui giochi di prossima uscita, sui titoli attesi per questo inverno. Possiamo quindi escludere da subito la presenza di nomi di grosso calibro come Breath of the Wild 2 e Splatoon 3 e purtroppo direi anche Metroid Prime 4. Di sicuro vedremo dei rilanci importanti per Dread e Switch OLED, oltre che per Shin Megami Tensei 5, Advance Wars e Mario Party Superstars. Probabile anche un aggiornamento sui remake di quarta generazione, che verranno poi approfonditi in degli eventi dedicati a tema Pokémon più in là, verso la fine di ottobre o inizio novembre. Per le novità do per scontate due cose, e attenzione perché in mezzo c'è una bella prediction. La
prima, la più ovvia, è che la presentazione si aprirà con il reveal dell'ultimo personaggio di Smash, un evento di per sé già epocale. Per le varie speculazioni su quale può essere l'ultimo lottatore aggiunto al roster, vi rimando al Poro Shorts che avevo dedicato all'argomento. L'altra è che vedremo finalmente un aggiornamento corposo al Nintendo Switch Online, e sì, saranno aggiunti sia i giochi Game Boy che quelli del Nintendo 64. E tutto questo sarà accompagnato dalla presentazione dei Joy-Con a forma di tridente del Nintendo 64. Poro Prediction, segnatela. Poi, se avete visto gli episodi precedenti, perché li avete visti, vero? Saprete già che ci sono in ballo sia la collection dei Castlevania GBA e anche il porting di Alan Wake Remastered, che potrebbe arrivare tramite cloud su console ibrida. Due aggiunte di terze parti che si incastrerebbero perfettamente con il timing di questo Direct. Andando invece in territori più incerti, la presentazione potrebbe essere il momento perfetto per tirare fuori Bayonetta 3, che come avevamo visto recentemente sembra essere pronto per essere svelato, e mentre Platinum Games è entusiasta di come sta uscendo fuori il gioco, Nintendo misteriosamente continua a rimandare il suo reveal. Più che altro, se non lo svelano a questo punto perdo definitivamente le speranze per Bayonetta 3, che diventa un meme. Affidiamoci poi ai rumor più sfrenati. Non dimentichiamoci che ormai si parla da mesi di un reboot di Donkey Kong sviluppato da Nintendo EAD e non Retro Studios, e anche del nuovo progetto targato Monolith Soft, appartenente all'universo di Xenoblade Chronicles. Potrebbe trattarsi della remaster dell'X, come del terzo capitolo ancora inedito. E con queste prediction potremmo andare avanti per ore: il nuovo Kirby, magari così rivoluzionario da essere in 3D, il secondo DLC di Hyrule Warriors e anche un corposo update per Animal Crossing, poi Sports Story, Silksong e chi più ne ha ne metta. Ma vi ricordo, poracci, che si tratterà di una presentazione di soli 40 minuti. Non sono pochi, ma di sicuro non ci sarà spazio per tutto quello che desideriamo vedere nell'immediato futuro. Se devo andare a sensazioni, però, non vi nascondo che sono parecchio in hype per questo Direct. Il periodo delle vacanze natalizie è uno dei momenti cruciali dell'anno e un Direct a settembre svolge una funzione fondamentale. Mi aspetto quindi un evento in grado di preparare il terreno a una chiusura 2021 stellare. Ma voi, poracci, cosa vi aspettate? E chiudiamo rapidamente, purtroppo, con una brutta notizia. Chi come me aspetta con impazienza l'arrivo di Metroid Dread e tutto quello che ruota intorno al ritorno di Samus Aran rimarrà parecchio deluso. Nintendo ha infatti comunicato che ci sarà uno slittamento di un mese. Ok, niente paura, Dread uscirà comunque l'8 ottobre. In Europa però saranno gli Amiibo ad arrivare con quasi un mese di ritardo, il 5 novembre. Questo a causa, almeno da quanto comunicato da Nintendo, di un ritardo imprevisto nella spedizione. Un po' come è accaduto per la versione fisica di Sonic Colors Ultimate, immagino che anche la grande distribuzione di Nintendo si sia inceppata a causa dei disagi relativi al Covid. Un vero peccato, però sì, l'importante è che il gioco arrivi senza alcun problema, ma ancora più importante è che non ci siano problemi con la Limited Edition. Nintendo, mi raccomando, non fare scherzi, eh! Poracci, questo era tutto per oggi. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo, ma anche per avermi accompagnato in questa nuova, lunghissima, interminabile tornata di rumor che però ha ripagato la nostra pazienza. Come al solito vi aspetto nei commenti, voi fate i bravi, riposatevi e soprattutto fatevi mangiare dall'hype. Cioè no, niente hype, no, sì, fatevi prendere dall'hype, questa volta sì. Ci vediamo domani, di sicuro in live e forse anche con un TG Poro. Io sono il Poro Direct, Michele Hype. Ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Trial. Però è trial, giusto? È scritto trial, non trail. T-R-I-A-L. Trial. Gli utenti potranno utilizzare questo trial.